Amici, buongiorno. Oggi facciamo una conferenza sul colera degli anni 30 dell'Ottocento che arrivò in Italia e poi naturalmente anche a Napoli, nel Regno di Sicilia, tra il 1836 e il 1837. Però non parliamo di questi anni, ma parliamo degli anni immediatamente precedenti a questi, neanche poi tanto immediatamente, gli anni sono il 1831 e il 1832, quando il colera si è ormai propagato in buona parte d'Europa, c'è un grande allarme in Europa per l'arrivo del colera e si aspetta l'inevitabile contagio anche a Napoli. Per poter continuare questa conferenza è importante che vediate insieme a me il PowerPoint che ho preparato. L'ho preparato facendovi vedere più che altro i frontespizi e qualche volta delle pagine degli interventi medici, dei libretti, dei libelli, degli opuscoli che i medici napoletani scrissero per l'occasione. I medici napoletani in realtà non avevano mai visto il colera e lo vedranno soltanto dopo molti anni, però hanno la pretesa di anch'essi parlarne e quindi scrivono del colera. Scrivono sia traducendo e riportando notizie che vengono dalla Russia, che è il paese europeo che riceve il colera prima, intorno al 1830, o dalla Francia, che avrà il colera nel 1831-32, e anche l'Inghilterra più o meno in questi stessi anni, e arriverà invece, come già vi ho detto, in Italia soltanto alla fine del 35, nel 36 e nel 37. Hanno la pretesa di scrivere anche se non sanno niente, anche se non hanno mai visto un malato di colera in vita loro. E lo fanno in due modi, o traducendo e riportando le notizie estere o addirittura scrivendo dei trattatelli che non hanno in realtà nessuna base scientifica, ma sempre sulla base di quello che hanno letto, di quello che pensano, per analogia con situazioni analoghe come la dissenteria e cose del genere che però non hanno niente a che vedere, come noi lo sappiamo, con il colera. Il primo intervento è quello anonimo di Salvatore De Renzi. Salvatore De Renzi è un medico di notevole livello nella Napoli di questo periodo. Lui è ancora molto giovane, nel 1831, ma già ha scritto delle cose interessanti. Se non sbaglio era nato proprio nell'anno 1800, quindi ora c'ha 31 anni. Ha già fondato un proprio giornale medico che si chiama Filiatre Sebezio. Vedete, Filiatre Sebezio è la tipografia dove veniva pubblicato questa rivista, questo giornale mensile, e dove lui pubblica, scrive, stampa dalle stampe queste notizie varie sul colera morbus, al cui interno c'è un lunghissimo suo saggio in cui lui mostra il colera e comincia a parlare del fatto che ci sono due possibilità che sono state viste dai medici europei: quello di un colera che arriva per contagio, cioè per contatto con altri ammalati, e quello di un colera che arriva per i miasmi dell'aria. Loro chiamano questa seconda possibilità epidemico, ma in realtà insomma non si tratta appunto dell'epidemia che noi oggi, a cui noi oggi possiamo pensare, un'epidemia che viene dall'aria, che viene dalla contaminazione dell'aria. E De Renzi opta tra le righe per la soluzione contagiosa, che poi sarà quella, come sapranno gli europei, soltanto alla fine dell'Ottocento, quella vera.
Dopo di lui, o più o meno nello stesso periodo, scrivono i medici dell'università, i medici della facoltà medica, e dirigono al Supremo Magistrato di Salute di Napoli un rapporto sul colera morbus. Vedete qui come nel precedente libretto, colera è scritto con CH. È un po' dappertutto, quasi sempre viene scritto così, a Napoli come un po' in tutta Italia. Qualche volta viene scritto anche come si scrive oggi in italiano, senza l'H. Questo rapporto è diviso in due parti. Da una parte i medici dicono non sappiamo ancora niente, quindi non possiamo fare un vero e proprio rapporto, più o meno questa è la cosa che dicono nel 1831, nel mese di marzo-aprile, poi qualche mese dopo arrivano notizie e quindi come aveva fatto De Renzi, quindi probabilmente lo scritto di De Renzi è contemporaneo, forse potrebbe essere anche leggermente successivo a questo, cominciano a parlare delle varie possibilità e della contagiosità o non contagiosità del colera. Non hanno un'opinione molto chiara, sono molto prudenti. Molto meno prudenti saranno i medici che scriveranno e di cui ora facciamo una carrellata. Sono diverse le memorie, chiamiamole così, sono scritti brevi di 15, 18, 20, 25, qualche volta 50, 60 pagine sul colera. Sono molto meno prudenti perché appunto pretendono di poter dare sia delle misure preventive, profilattiche, come scrivono, no, preservative, scrivono, delle misure preservative sul colera alla gente, come deve comportarsi, spesso dicendo delle sciocchezze enormi, e sia delle misure di cure con le medicine del tempo, che sono tutte quante più o meno derivate dall'oppio o da altre, oppure di natura vegetale, ma come sappiamo oggi, del tutto inutili, del tutto non efficaci. A tutte di tutte queste di tutti questi scritti, tutti questi scritti vengono criticati da un medico che è uno dei maggiori medici del regno, che si chiamava Pietro De Filippis, un medico importante perché fu lui mandato nel 1832 in Francia perché c'era l'epidemia e bisognava cercare di fare qualche cosa perché colpiva anche magari dei napoletani che erano lì. Infatti, di colera morì nel 1832 Fabrizio Ruffo di Castelcicala, che era l'ambasciatore napoletano a Parigi, non omonimo del Fabrizio Ruffo, cardinale e protagonista della repressione della Repubblica Napoletana del 1799. Che cosa scrive De Filippis? Dice: quanto si scrive sul colera nei vari fogli periodici, perché molti interventi erano stati fatti anche all'interno dei giornali, delle riviste e nelle diverse monografie. Le monografie sono quelle che noi stiamo prendendo, che noi prenderemo poi ora mano a mano in esame, che ci daremo, che faremo una carrellata, vale poco. Opinioni contrarie, teoriche capricciose, mezzi curativi poco calcolati e strani, storielle variamente narrate, secondo la varia impressione che si riceve, tutto ciò non può servire che a confondere la mente dei medici poco istruiti, e molto più i non medici, i pretesi dilettanti di medicina, scienza lunghissima e severissima. Solo il medico ragionatore si preserva e va immune da qualunque bizzarra opinione, semplice e nuda, breve è la verità. Poco dovrebbe scriversi di colera, per ora noi scriviamo sulla fede altrui, dopo aver veduto il morbo da vicino diremo di più. Quindi il medico, come recita il verbo ippocratico, deve vedere il malato per poter parlare
della malattia e verificare empiricamente che cosa può fare. Tutto ciò non è stato possibile farlo sulla base di quello che hanno scritto gli altri. Tanti medici, anche non medici, come vedremo, hanno scritto di colera e hanno scritto spesso cose non vere o comunque poco importanti. E vediamo chi sono questi qua. Prima di tutto c'è questo Vincenzo Rao, che scrive un libro piuttosto lungo, perché metà è in latino e metà è in italiano. È un esercizio per far vedere che lui è in grado di scrivere in una lingua che i medici avevano usato almeno fino al secolo precedente o anche in una parte fino alla fine del Settecento almeno una parte del Settecento. E questo trattato del colera morbus ha la pretesa di poter essere presentato allo zar di Russia, perché lo zar, molto preoccupato per quello che sta succedendo, ci sono tanti morti, ha emanato una specie di concorso internazionale chiedendo a tutta Europa, ai medici di tutta Europa, di scrivere e di le memorie dei trattati per individuare i rimedi contro il colera. E lui fa questo tentativo con questo trattato che manda, che presenta al ministro segretario di Stato degli Affari Esteri, e con lo scopo che lui lo invii allo zar. Una cosa analoga fa un medico anonimo che scrive un trattato del colera morbus, vedete nel frontespizio è spiegato a cosa serve, rassegnato all'Imperial Consiglio di Medicina in Pietroburgo nella fine dell'anno 1830 in occasione, o 31, non leggo bene, in occasione del programma emanato la sua maestà imperiale, imperatore di tutte le Russie, eccetera, eccetera. Quindi questa pretesa di medici, con lo scopo forse che i colleghi non conoscono, forse lo scopo forse di avere un premio, una retribuzione. Gli altri trattati medici sono invece, hanno più scopo preservativo. Questo di Parisi, molto breve, mi pare soltanto 17-18 pagine, avviso al popolo sui mezzi di preservarsi dal colera morbus, del dottore in medicina Antonio Parisi. Quindi un napoletano o comunque un medico che gravita su Napoli, spesso questi medici sono medici, diciamo, che lavorano in periferia, ma in periferia, nelle altre province del regno di Napoli, del regno delle Due Sicilie, ma poi a Napoli stampano. Vedete, nell'inglese frontespizio c'è sempre anche la denominazione della stamperia. Parisi, preservarsi, quindi al viso al popolo, è proprio finalizzato a che il popolo stia in guardia. Una monografia del colera morbus di questo Luigi Salati, che è un medico anche lui, una cosa un po' più lunga, un medico che probabilmente lavorava nella provincia del Principato Citerione, cioè nella provincia di Avellino, ma stampa anche lui a Napoli. O ancora Luigi Agresti, un altro medico periferico, scrive, stampa anche lui a Napoli, e in questo caso lui nel frontespizio, nel titolo, ricorda che queste malattie acute, quindi lui porta avanti una teoria riguardo le malattie acute applicata al colera che si è sviluppato nella Russia. In realtà non ci sono molti spunti, diciamo, scientificamente provati. Non c'era niente di scientificamente provato in questo momento, salvo il fatto, appunto, l'unica cosa, diciamo, scientificamente più valida è quella dei medici
alcuni medici che dicono che è contagioso, bisogna stare lontani da altri, che la prendo in analogia con quello che era successo con la peste nei secoli precedenti. Questa è la memoria di un altro medico che si chiamava Benedetto Tennaro e poi Egidio Miraglia. Questo Miraglia scrive anche lui in latino e anche lui ricorda il problema della Russia. Nel 1832 ha aperto il 1832 con un trattato francese tradotto da Vitangelo Morea, che è un medico di un certo livello che lavorava soprattutto in Puglia, nel quale trattato molto lungo, Morea inserisce un centinaio di pagine di osservazioni proprie, osservazioni che lui fa perché i medici francesi non erano per la teoria del contagio e lui invece lo è, come lo era di fatto aderenze diversi medici di quelli che abbiamo presentato prima, e perché lui ha fatto un'esperienza del tutto particolare. Ha fatto l'esperienza di trovarsi a Noia, oggi si chiama Novi Cattaro, è un piccolo centro marittimo della Puglia, quando scoppia nel 1818 l'ultima epidemia di peste che conosce il Mezzogiorno, che conosce l'Italia. E questa epidemia di peste viene contrastata con severissime misure di prevenzione. Siccome è la peste, siccome la peste viene trasmessa per contagio, bisogna evitare qualsiasi circolazione delle persone che hanno la peste, quindi chiudere, quindi fare un cordone sanitario, quindi la quarantena. Sono cose di cui oggi abbiamo sentito parlare molto spesso. Queste severissime misure che furono apportate dai medici, tra cui c'era appunto Vitangelo Morea, e dagli amministratori, dalla polizia, dall'esercito napoletano che cinse praticamente d'assedio in qualche modo Noia, impedì la diffusione anche nei vicini centri, negli altri vicini centri della Puglia, della peste in quel momento. Quindi bisogna fare qualche cosa di analogo nel 1832, se questo colera arrivasse, non è arrivato, per fortuna, quando arriverà. E quindi avrebbero fatto bene a fare una cosa del genere i francesi, che hanno avuto invece lavorato sul colera. Qua vi faccio vedere il frontespizio di una le di lezioni sul colera scritte da uno dei medici più importanti di Parigi, Bruxelles, che praticamente è il, diciamo, responsabile della morte di tanti parigini, tra cui il primo ministro Perrier, 1832, siamo nella Parigi costituzionale di Luigi Filippo d'Orléans, e quindi c'è un primo ministro che è Perrier, che viene colpito dal colera e muore. Gargani è un medico che traduce e commenta in qualche modo Bruxelles, però diciamo ne segue le orme. Invece sono contagiosisti altri, come questo Gugliotti, che abbiamo visto, che prima era transitato, anche lui nel 32. Questo medico che non si firma, anche lui punta metodi preservativi, quindi punta a tenere a bada il colera, è molto significativo il fatto, vabbè, lui utilizza le opere scritte dagli altri,
francesi soprattutto, traduce dal francese, e parla di colero indiano, il colero indiano, perché il colero era cominciato in India nel 1818, arriva lentamente verso il nord dell'India fino ad arrivare appunto nell'impero russo e contemporaneamente verso l'ovest e quindi nei paesi arabi e poi arrivare in Francia in quest'altro, con quest'altra direzione. E utilizza tra gli altri Moret de Journal, che è il Moret de Journée, che è il medico, l'esploratore francese, il militare francese che aveva visto per primo il colera indiano e che, diciamo, dà l'allarme già alla metà degli anni 20, un allarme, diciamo, inutile, perché non si crede nella contagiosità del colera, oppure non si ha il coraggio di fermare i traffici commerciali. Medici militari mandano una lunga memoria al loro ministero, questa è un'altra cosa, e poi ancora ci sta questo medico che si chiama Giuseppe Spedalieri. Poi c'è De Filippis, che è quello là che fa precedere questa memoria sul colera da quell'avviso che abbiamo detto. Fino ad ora hanno scritto solo sciocchezze, si sono occupati di cose che non sanno. Lui pure ne scrive, ma lo fa in modo, diciamo, molto prudente e indicando le cose che si sanno. Un metodo curativo più ragionevole, i provvedimenti preservativi più ragionevoli, provvedimenti preservativi che sono certe volte addirittura folli. Poi vediamo questa cosa. Ora c'è un altro medico che si chiama Salvia e un altro medico che si chiama Marzio Giordano. Un numero più modesto di trattatelli, di pseudo-trattatelli sul colera, viene scritto da non medici. Abbiamo visto che anche i medici scrivono castronerie, ancora di più li scrivono i non medici. Non tanto questo Domenico Mercurio, che è un importante viaggiatore, e quindi ha visto personalmente le varie malattie contagiose che ci sono in Europa o in Asia. Infatti nel suo trattatello parla anche della febbre gialla e della peste levantina, cioè della peste. E così, per esempio, che aveva visto a Malaga, che aveva visto in altri luoghi nell'attuale nel Medio Oriente. Ma un non medico particolarmente pazzo è questo Nicola De Jacobis, che dice che la cura migliore per il colera è ridurre, per non farsi colpire dal colera, o se si è colpiti per guarire, e ridurre le ore di sonno. Bisogna dormire massimo 4 ore a notte, e in questo modo il colera non ti colpisce. Qualche cosa di analogo scrive questo acquista, non tanto sul sonno, ma insomma sui metodi del tutto cervellotici che lui utilizza. Di fronte a tutta questa pubblicistica su un colera che non è arrivato ancora e che a un certo punto quasi quasi i napoletani cominciano a pensare che non arriverà, arriverà invece purtroppo 4 anni dopo. Si accorge di questa cosa anche un autore satirico, che, diciamo, che scrive il pamphlet più divertente sul colera che sia stato scritto
Napoli in questi anni, e su cui mi soffermerò un po' di più perché la cosa è molto divertente, perché si tratta di un autore che scrive sotto, che pubblica sotto uno pseudonimo che in realtà non è neanche uno pseudonimo, è l'anagramma del suo nome e cognome. Facendo un po' di ricerca nelle pubblicazioni del tempo, ho scoperto che Enrico Minzoveno, che si firma questo compendio delle migliori memorie sul Borbo Indaco, Cholera Morbus, si chiamava in realtà Vincenzio Moreno. Vincenzio Moreno, se voi utilizzate le lettere di questo nome, Vincenzio e cognome, potete comporre Enrico Minzoveno, il quale praticamente prende alla berlina, mette in burla tutto quello che è stato scritto sul colera e anche un po' tutta la letteratura medica e non medica di Napoli e dell'Italia, se vogliamo. Scherza sempre. Dice che in questo compendio si parlerà della natura dei triangoli e dei giudizi contumaciali. Non è vero proprio, non troverete niente di questo genere. Oppure scrive che appunto invece di mettere il luogo e l'anno di stampa, mette in questo paese da me stampato in questo anno corrente. Sappiamo però che è del 1832 perché una rivista dell'epoca lo mette tra le opere, tra i libretti usciti, un libretto, questo c'ha 40 pagine, del 1842. Sono 40 pagine densissime, ora ne metto su questo PowerPoint una buona parte. Lui gioca sempre, gioca con le parole, gioca con i componimenti poetici, di tipo poetico, gioca su se stesso, finge che ci sia un lapideo su di lui, Enricum Minzoenum consumate, eccetera, eccetera, medicum, ma non lo è medico, ma finge di essere medico. E ancora l'epigramma pancreaticum, oppure un pitaffio su Enrico Arrigo Minzoveno, in moritorio medicastronzolo. Medicastronzolo. Mette su di lui una serie di citazioni in francese e in inglese che sono del tutto false, che ha scritto lui, e poi però mette questo avviso importante: del colera nessuno sa niente, neppure io. La medicina nessuno la sa, solamente io. Rimedi non ce ne sono, io dico quali sono. La bugia è lunga, vestita di panno verde. Io non dico bugie. Insomma, una burla totale. Pensate che questo Vincenzio Moreno, che poi sarà un importante avvocato ed economista, nei pochi anni di vita che gli rimangono, che muore a 40 anni, negli anni 40, pure giovanissimo, è un giovane laureato in diritto, aveva già pubblicato una riduzione in versi del Don Chisciotte di Cervantes. E quindi lui è abituato, diciamo così, a giocare con le parole, a fare versi e cose del genere. Avviso importante: del colera nessuno sa niente. E quindi poi ancora alcuni assiomi: chi sta ammalato non sta bene. L'ammalato ha bisogno del medico, il medico deve essere pagato dall'ammalato o dagli eredi, quindi un ammalato che morirà sicuramente. Anche le definizioni della febbre
l'infiammazione è quella cosa che infiamma senza legna e così via. Insomma, ci sono, io poi le ho messe nel PowerPoint affinché voi le possiate leggere mentre io parlo, insomma, o comunque rivedendo questa registrazione quando vi è possibile. Lui mette poi una etimologia burlesca delle parole che riguardano appunto il colera. Una etimologia burlesca, origine composta da due voci, ora ed igiene, perché quando si ha l'origine di una malattia si può dire ora l'igiene, oppure cura profilattica, oppure terapeutica. Questa voce terapeutica è tutta napoletana, come si dicesse terapeutica, ossia tieni, apri, utica. Insomma, si potrebbe dire un esercizio burlesco continuo. Medicamento è composto da due parole, medica e mento, perché il medicamento deve passare per vicino al mento. Antisettico è composto da due voci, ante che significa prima e settico, ossia sezionato, perché l'antisettico si prende dall'ammalato quando è vivo, cioè prima che fosse menzionato, sezionato il cadavere, e poi mette dei finti riferimenti. Solo alla fine c'è un riferimento vero, che il compendio enciclopedico raccolto alcuni nomi di Scienze, Arti e Mestieri di Raffaele Mastriani, che è un scrittore di questo periodo, non parente con il Mastriani Francesco più noto. Che cosa dà origine al colera? Lui dice sette cose. E quindi anche qua, burlandosi di tutti, mettendo una quantità di false note. Le cose sono sette: mangiare, bere, la disposizione. Questa disposizione non so che cosa sia, poi dice, ma so però che è la vera cagione di ogni sorta di malattie, perché il mio maestro di medicina così mi ha detto. E poi ancora fa venire il colera a giocare all'otto, falsificare polizze. Le note sono tutte false, come evidentissimo, ma basta ribadirlo, è il caso di ribadirlo. Anche camminare fa venire il colera, perché chi non cammina non può cadere e chi cammina può cadere, se il cadere fa il colera, eccetera, eccetera. La settima causa non si può dire, perché io non dico parolacce, non dirò mai nelle cose che scrivo le parole feccia, evacuazione, orina, eccetera. Poi a questo punto introduce una parodia, diciamo, di Plauto, perché dice meglio non evitare il colera, meglio prendere il colera. Non può godere del bene chi prima non soffre con fortezza il male. E quindi bisogna prendere il colera per poi essere contenti della guarigione, se arriva. Poi mette numeri falsi su questo morbo, si sono scritte in Francia 329 opere, 64 in Italia, 1340 in Inghilterra, sono tutti numeri sballati, però questa è una satira al fatto che appunto si scrive troppo, senza poi riuscire a fare molto, si pubblica. Diciamo che le pubblicazioni dell'epoca sulle riviste, sui fogli periodici o su monografie è paragonabile all'andare per televisione a farsi intervistare da parte dei medici che spesso non sanno molto di quello che sta succedendo nel mondo.
E alla fine dice, infatti, gli scrittori hanno concluso, dopo che hanno fatto tutte queste opere che abbiamo visto nella slide precedente, che ne sapevano meno dei lettori. Poi, quindi, siccome lui aveva scritto anche quel dei Jacobis, lui dice che per evitare il colera bisogna non mangiare, non camminare, non dormire, non bere. Quindi prende in giro, diciamo, perché anche altri avevano scritto di questo. Il fatto di bere, per esempio, non tutti capiscono che bisogna reintrodurre molto di più di quanto di liquidi, molto di più di quanti vengono normalmente immessi nel corpo, perché il corpo sta cacciando quantità enormi. Bisogna, quando scoppiò il colera a Napoli nel 1973, mettevano 3-4 fleb contemporaneamente agli ammalati di colera per riuscire a ripianare, rimettere i liquidi che avevano perso. Non camminare, non dormire. E non bisogna mangiare, perché così non si apre la bocca. Ed i vermi del colera, che qualcuno aveva parlato di vermi del colera, forse non andando poi tanto, tanto lontano dall'origine microscopica del colera, così non possono entrare. Non bisogna quindi neanche, bisogna stare sempre con la bocca chiusa, non bisogna neanche sentire raccontare fatti meravigliosi che fanno restare con la bocca aperta. E un'altra cosa che non si deve fare è studiare, lo studio è contro e fa venire il colera. Poi, diciamo, continuando questa presa in giro, prende in giro i dotti che hanno parlato della malattia senza neppure vedere un solo ammalato. Questa è una critica naturalmente durissima, che prende poi le mosse da quello che aveva scritto De Filippis, che i medici napoletani non hanno visto ancora un coleroso. E comunque lui scrive questi due versetti: sol chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Il colera è niente, è lo stesso che tutto, tutto e niente sono la stessa cosa. I rimedi possono essere di tipo allopatico o di tipo omeopatico. Qua lui prende in giro sia l'allopatia che l'omeopatia. L'omeopatia, dice, sono quella medicina che cura con le cose uguali alla malattia stessa. E quindi bisogna, per gli omeopatici, dare, sto alla parte, paragrafo 5, fortissimi colpi di bastone sulla pancia, perché i colerici hanno i visceri addolorati e il dolore si medica col dolore. Secondo gli allopatici devono dare ai colerici le più squisite vivande, perché il dolore si medica col piacere. Nella parte superiore aveva detto che bisogna prendere una purga enorme 2 anni prima che la malattia venga, quindi una satira, una presa in giro di qualsiasi preservativo, di qualsiasi prevenzione. Colera gradisce le strade larghe, bisogna mettere le strade più strette, e ancora finalmente si avvia la conclusione. La conclusione che poi, non, come vedremo velocemente, non arriva mai,
lui mette, diciamo, facciamo la conclusione, concludiamo, e concludiamo con una canzoncina per il giorno in cui sarà finito il colera, che deve essere il 4 maggio, perché allora a Napoli finisce l'affitto delle case. E allora, ora, un amico mio ha scritto la canzoncina imitando quella del signor Manzoni intitolata Il 5 maggio. In realtà non c'è nessun amico, è lui che ha scritto questa canzoncina, questa poesia, che in tutto e per tutto imita la metrica di Manzoni, mettendo anche un verso molto noto e male orrendo ai posteri dell'Arta Sentenza. Nel caso del 5 maggio, si riguarda se Napoleone fu vera gloria ai posteri l'Arda Sentenza. Quindi continua con questo 5 maggio, questo 4 maggio, questo colera in versi, e questo è quanto doveva supplicarvi, carissimi lettori, intorno al colera, statevi bene. Ma non finisce qua, a parte questo scherzo con le lettere, i terni, le quaterne, i terni secchi, eccetera. Poi mette un indice degli autori citati, che sono naturalmente tutti inventati, mette i lavori meccanici che lui, Enrico Minzoveno, ha fatto, sono tutti quanti inventati, mette un indice generale in cui prende in giro un po' di tutto, medicine elettive ed ereditarie, marmo vedi fuoco, stomaco vedi Vesuvio, strade, vedi libri, niente, sinonimo di colera, insomma una follia. La spiegazione delle piccole vignette che ci stavano, ma non, ogni tanto nel libro, la maggior parte non le ho fotografate. E infine la protesta finale dell'autore. L'autore si protesta che di quanto ha scritto in questo libro non ne sa niente, perché esso è stato fatto da un falsario scellerato, indegno. E con questo finale, perché poi non è finito ancora, ma dice alla fine le questioni sono aperte, colera epidemica no, è contagioso no, colera epidemica contagiosa allo stesso tempo, chi deciderà queste questioni? Io no, perché io le risolverò o affermativamente o negativamente, come le circostanze portano. E con questo ho finito. Vi saluto, vi ringrazio. Mi dispiace che non sono potuto venire a Sorrento per parlare da vicino di questa satira sul colera, di questa inutile letteratura sul colera, pubblicata dai medici napoletani 4-5 anni prima che il colera arrivasse a Napoli. Grazie.